soprattutto nell'Antico Testamento è speciale perché Giacobbe ama Giuseppe. Siamo nella Genesi, al capitolo 37. E vi ricordate quella storia bellissima in cui Giacobbe regala a Giuseppe, in ebraico è ketonet passim, una tunica, com'è questa tunica? Dalle lunghe maniche, variopinta, una tunica, i rabbini narrano, che si poteva tenere in un pugno, tanto era sottile, fine, perché era preziosa. Questo stesso termine ricorre nella storia di Tamar, la principessa, figlia di Davide, anche lei aveva una tunica così preziosa. Attenzione, perché la tunica ci farà da chiusura, perché Dio regala sempre ai suoi figli un abito speciale. Solo che cosa succede quando Giacobbe regala a Giuseppe questa tunica? Invece della fraternità, che cosa si forma intorno con i fratelli invidiosi? La complicità. Voglio ucciderlo. Vi ho preso proprio questa storia perché è una storia che avete visto sicuramente in film, che conoscete. Allora, voglio ucciderlo. Attenzione, perché questo è importante per capire anche Gesù. L'eccesso di amore crea odio. E noi diciamo, com'è possibile? Ma no, ma se io amo tanto, l'altra persona non può odiarmi. L'altra persona non ti odia solo se è purificata, solo se c'è rapporto, relazione vera con lo Spirito. Ma vi ricordate Gesù? Che cos'è successo a Gesù? Lui ha dato solo amore. E che cosa ha ricevuto? Odio. Bisogna... Io ho capito, leggendo, e guardate, è stata una mia meditazione recente sul libro di Rupnik, e mi ha aperto davvero un varco nella comprensione di Gesù e nella comprensione della nostra vita. Noi ci aspettiamo che quando diamo amore, allora siamo guidati dallo Spirito. L'amore, chesed in ebraico, uno dei termini per dire amore. L'amore che muove la vita, che fa vivere, perché è l'amore che ci fa vivere. Il soffio, quello che raccontava il Vescovo, quando Dio crea, cosa fa con questo fattoncino? Vi ricordate? Adama crea dalla terra, dovrebbe essere chiamato il terrigno, gli insuffla la neshama. E gli ebrei, nel mondo ebraico si dice che Dio lo bacia. Il suo fantoccino di creta lo bacia, gli dà un bacio. E questo respiro, che è lo Spirito, loro narrano che sa il profumo dei meli, perché sono dolci. Ma quando noi d'altronde diciamo la parola andiamo ad adorare Dio, ad os, vuol dire, il termine è forte, andare alla bocca, andiamo a baciare Dio, ma perché noi siamo stati prima baciati da Dio. Dio nella creazione ci passa lo Spirito con un bacio, il respiro passa così. E poi Dio continua a passarci lo Spirito. Dio è un Dio donatore, è un Dio che continua a donare in tutta la vita. Nell'Antico Testamento, se voi andate a fare una lettura, si potrebbe leggere tutto l'Antico Testamento come il dono di Dio. Dio continua a dare. Dio dà lo Spirito, Dio regala la veste. Vi ricordate la prima cosa che fa quando li caccia dal giardino perché avevano mangiato il frutto? Gli cuce una veste di pelle. Ve lo dico in ebraico, or. E la luce in ebraico, or.
è una lettera solo di differenza. La luce ha la Aleph, la pelle ha la Ain. E questo è importante per capire la trasfigurazione. Perché noi eravamo luce. Poi, quando siamo andati via dal giardino, siamo stati rivestiti di pelle. Ma il nostro compito è di nuovo diventare luce. Ecco perché nella trasfigurazione, vi ricordate, Gesù era luce, il suo volto luminoso. E nel mondo ebraico dicono che il nostro volto, siccome ha sette fori, se ci pensate bene ne abbiamo sette con le orecchie, il naso, sette, è come una menorah, un candelabro. E se è luce, illuminato, è la lampada accesa. Ma come facciamo a essere illuminati? Siamo illuminati solo se siamo guidati dallo Spirito. Amen. Solo se siamo pieni di Spirito. È l'unica cosa, sapete? La luce della nostra pelle, del nostro corpo, viene dallo Spirito. E Giuseppe, con questa tunica, subisce l'odio dei fratelli, viene buttato nella cisterna, poi va in Egitto, ve lo sapete tutta la storia, e sarà lui che salverà non solo i suoi fratelli, ma l'Egitto dalla carestia. Perché Giuseppe ha capito subito Dio, Giuseppe? Non ha capito subito Dio. Giuseppe è vero che sognava, ma Giuseppe è andato nella cisterna, guardate, nella cisterna prima e poi in prigione in Egitto. Giuseppe ha sofferto e Dio cosa ha fatto? L'ha tirato fuori dalla prigione Dio? L'ha tirato fuori dalla cisterna Dio? No. Dio è andato nella cisterna con lui, Dio è andato in prigione con lui. E noi ci aspetteremo un Dio, forse noi vorremmo anche un Dio che ci tira fuori dalla cisterna, che ci tira fuori dalla prigione. E invece il nostro Dio, sapete cosa fa? Viene con noi. Ma alla fine della storia Giuseppe conosce Dio, Giuseppe si fa guidare dallo Spirito, Giuseppe fa convertire i suoi fratelli. E lì è mosso da amore e lo Spirito c'è solo nell'amore. È lì dove abita lo Spirito. Ho cercato, ma dove abita lo Spirito? Dove riesce ad abitare lo Spirito? Nelle nostre scelte di amore. E Giuseppe, facendo fare il cammino di conversione per i fratelli, lì sì, Giuseppe è guidato dallo Spirito. E alla fine lui stesso dice, sapete, Dio ha trasformato il male in bene e regala Giuseppe una tunica ai suoi fratelli. E quindi dalla complicità adesso, per ucciderlo, si è passati alla fraternità alla fine della storia, ma è un lungo cammino, è un cammino doloroso, è un cammino di purificazione, è un cammino che è passato davvero attraverso la schiavitù e le lacrime, purtroppo. Questo è il cammino di Giuseppe, però Giuseppe, vi ricordate, a Beniamino regala doppio di vestiti degli altri. Quindi c'è ancora la differenza e noi tante volte diciamo, ma perché Giacobbe ha amato di più Giuseppe? Perché Dio ama di più certe persone secondo noi? E allora andiamo a guardare sotto le dita di Dio, a vedere come distribuisce i suoi doni e non ci vanno bene come li distribuisce. Tante volte noi siamo lì a giudicare Dio. Perché ha dato questo dono a questa persona? Noi stiamo sotto i pollici di Dio, a vedere a chi l'ha dato, perché l'ha dato a lui, se lo merita, è bravo abbastanza. Così hanno fatto i suoi fratelli. Perché Giuseppe riceve più amore?
perché Giuseppe è chiamato a un compito più grande. E l'amore è forza. Altrimenti Giuseppe non sarebbe riuscito a sopportare tutto quel dolore se non avesse ricevuto più amore. Noi giudichiamo Dio, giudichiamo le persone, ma noi non sappiamo il perché. E cosa fa Ruth? Una donna moabita, una straniera. Una straniera che decide di tornare a Betlemme, Betlehem, casa del pane, con sua suocera. Sapete cosa dicono i rabbini? Quando una suocera e una nuora andranno d'accordo così, arriverà il Messia. Perché queste nuore e suocera vanno d'accordo, quindi voi sapete che è notorio che nuora e suocera litigano, cioè insomma c'è sempre un po' di come fa da mangiare la mia mamma e non fa da mangiare la sua. Perché nuora e suocera litigano? Perché amano la stessa persona. Vedete, c'è sempre l'eccedenza di amore che genera conflitti. Ruth rimane vedova, vero? Senza bambini. Noemi era già vedova, la suocera, e adesso anche senza figli. Gliene sono morte due, Maclon e Chilion. Cosa vuol dire il nome in ebraico? Maclon vuol dire malattia e Chilion consunzione. Noi diciamo, ma come fa una mamma a dare dei nomi così a questi bambini? È ovvio che questi bambini muoiono, vero? Cioè, malattie, consunzione, esaurimento, muoiono presto. In effetti, sapete, questi nomi sono stati messi dopo. Se voi leggete il libro di Ruth, piccolino, sono quattro capitoli, solo conoscendo il significato dei nomi ebraici, voi sapete già la storia. Ruth invece è l'amica. Tutti i commentari quando guardate il suo nome è amica, ma non solo. Lei è quella che nel suo nome ha inscritto l'anagramma di Torah, che vuol dire parola di Dio, la Torah. E Ruth, con la sua decisione di chesed, di amore puramente umano, perché adesso vediamo Dio dove abita, al quarto posto, non abita al primo posto Dio, ma lì dentro, in quella decisione, è una delle più belle confessioni di fede della Bibbia, lì dentro c'è lo Spirito, lì dentro c'è Dio. Orpa, l'altra, nuora di Noemi, fa come il suo nome significa mostrare la nuca, quindi mostra la nuca e se ne va, mentre Ruth si attacca a lei, si attacca a Noemi e dice no, non mandarmi via. Noemi le dice va figlia mia, va, per tre volte la manda via perché lei non deve. Noemi non vuole costringerla. Noemi non dice sono vecchia, sono anziana, ho bisogno, cammino male, vieni con me, prenditi cura di me nel cammino, non solo mantienimi economicamente, perché come faceva a vivere tornando a Betlemme. No, Noemi non pensa a lei. Noemi pensa alla felicità, guardate che questo è grandioso, delle nuore, e le dice di tornare a casa, di tornare nelle loro famiglie, di cercarsi un altro marito. E invece Ruth decide di fare una scelta di amore che è sempre una scelta in perdita. Se lo calcoliamo a livello razionale, la scelta d'amore è una scelta in perdita. Però nel libro vedremo che dopo ci sarà anche un bambino. Allora lei accompagna la suocera e le dice: dove tu andrai, io andrò. Dove pernotterai, pernotterò. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Il tuo Dio è al quarto posto, Dio, non è al primo. Sarà il mio Dio. Dio riesce a entrare nella scelta di amore umano.
Ma chi è che ci dice che Dio davvero entra in questa storia, che questa donna si è fatta guidare dallo Spirito? Chi è che ce lo dice? Boaz, l'ebreo, che poi Ruth sposerà. E ci sarà una storia d'amore, anche per Ruth, è un libricino che finisce bene, sapete? E ogni tanto ci piacciono le storie che finiscono bene, con l'amore, con i bambini, e così ci consoliamo, diciamo, ecco, nelle scelte di amore che apparentemente con i calcoli umani sono in perdita, poi sono scelte davvero mosse da Dio, Dio le guida e Dio continua a dare. Dio non si stanca di dare. E lei che prima non aveva avuto bambini, per 10 anni era stata sposata, adesso appena si sposa con Boaz c'ha subito un bambino. Boaz dirà a Ruth: sai, tu sei venuta qui in realtà, hai seguito la suocera, ma in realtà tu sei venuta a rifugiarti sotto le ali di Dio. Le ali, la protezione. Ruth è diventata davvero figlia, come Giuseppe è diventato davvero figlio nel perdono. Ruth, scegliendo l'amore, è diventata davvero figlia, tanto che quando le nasce il bambino, cosa dicono le donne? È nato un bambino a Noemi. Noi diciamo: no, non è mica nato un bambino a Noemi, Noemi è vecchietta, è nato un bambino a Ruth. No, perché adesso è diventata talmente figlia Ruth che le donne le dicono: oh, questa tua nuora vale più di 7 figli maschi. Questa tua nuora, per l'amore che lei ha per te. Scelte di amore, scelte in cui lo Spirito abita, ma è solo l'ebreo, cioè la persona che ha esperienza delle cose di Dio, che spiega a Noemi, a Ruth, la sua scelta. È Boaz che dà la spiegazione. E poi, per ultimo, c'è un altro padre che fa diventare di nuovo un uomo figlio, lo fa rinascere, perché questo mio figlio era morto. Voi sapete chi è, vero? È famosissima, è la parabola del figlio al prodigo, del padre misericordioso, chiamatela come volete. Ma quella parabola, ma voi mi dite, ma quel figlio che era andato via, che aveva voluto mezzo patrimonio, voi sapete cosa vuol dire nel mondo orientale volere l'eredità prima che il padre muoia? È terribile, là, è augurare al padre di morire, è un oltraggio terribile. E questo padre cosa fa dopo aver ricevuto un tale oltraggio? Questo padre gli dà quello che il figlio vuole. Attenzione, perché il padre continua a dare. Dall'inizio il padre va avanti a dare. Dà anche quello che al figlio fa male, però, eh? Continua a dare quello che il figlio chiede. E io dico sempre: attenzione a chiedere a Dio, perché Dio continua a dare. Amen. Allora, questo figlio vuole l'eredità, va un po' a divertirsi, diciamo noi, eh? A divertirsi, in realtà si diverte poco, eh? Divide tutto questo patrimonio, va un po' con le prostitute, beh, festeggiamenti, poi finisce il patrimonio perché l'ha diviso, spezzettato, finisce. E cosa succede? Si trova a mangiare con quello che mangiano i maiali, vero? Il maiale nel mondo ebraico è un animale impuro, quindi attenzione, perché è una cosa terribile quella che si trova a vivere. E anche qui, come nel libro di Ruth, come all'inizio con il vestito, vediamo che ci sono dei collegamenti bellissimi, perché invece di trovare rifugio da suo padre, lui va a trovare rifugio dai maiali, lui si fida di un altro uomo
si attacca, cioè lo stesso verbo che si potrebbe tradurre dall'ebraico, si attacca a questo Signore, quindi si fida, sceglie un altro Signore. Noi potremmo dire sceglie un altro Dio. E questo Dio cosa gli dà? E mangiare dei maiali, ma non gli dava neanche quello poi alla fine. Lui bramava addirittura quello perché c'aveva la pancia piena. Allora torna dal padre e noi diciamo, ma mica torna mosso dallo spirito, vero? Torna perché c'ha fame. È vero, però è anche vero. Che cosa pensa? Mio papà almeno mi tratterà come uno dei servi, cioè non ha la piena concezione vera di quello dell'amore del padre, ma un pochino. Qui vediamo che comincia davvero nel ritorno a fidarsi. Almeno mi tratterà come uno dei salariati, quindi qualcosa ci avrò da mangiare. E quando è ancora lontano, il padre gli corre incontro. Gli prepara la festa, vero? E gli dà il vestito, e poi gli dà l'anello, e poi gli dà il sigillo. Cosa vuol dire? La carta di credito. E noi diciamo, ma papà, ma sei fuori? È appena tornato questo, gli dai subito la carta di credito. Ma aspetta un attimo, almeno a vedere se è cambiato e se adesso sa gestire il denaro in modo diverso. Ci ha mangiato mezzo patrimonio. Noi critichiamo il fratello maggiore, ma noi avremmo detto la stessa cosa al fratello maggiore. Guarda che il fratello maggiore è una persona razionale. Papà, ma sei fuori? È arrabbiatissimo, gli ha già mangiato mezzo patrimonio e adesso tu gli ridai l'abito. Un abito speciale, un abito bellissimo. Ketonet Passim, l'abito di Giuseppe, questo abito, dicono, il più di amore. Il nostro Dio ama così. Nel quadro di Rembrandt, vi finisco con questa immagine. C'è un'immagine bellissima che dice davvero l'essere figlio di Dio. Attenzione, perché è l'ultimo quadro, quello del figlio prodigo, che lui dipinge quando è diventato cieco Rembrandt. È l'ultimo quadro, quando lui è cieco negli occhi ma vede nel cuore, lui dipinge questo quadro. C'è la testa del figlio prodigo che è appoggiata alla pancia, è rasata come un neonato, ha una mano, ha due mani sopra del padre, ma una mano è femminile e una è maschile. Questo padre ama come una mamma. E c'è la nudità del figlio che è un po' emaciato, però questo padre che lo fa rinascere di nuovo. Questo mio figlio era morto. Io tutte volte che leggo questa frase dico, ma no, ma non era morto, era là che si divertiva con le prostitute, non era morto. Invece questo figlio era morto ed è rinato. Questo padre che continua a far nascere e a dare lo spirito perché possiamo di nuovo vivere. Grazie. Passiamo un po' di mano.